Buon pomeriggio, benvenuti a Orientamento Unisa e Tom, un nuovo appuntamento, l'ultimo per questo primo ciclo, per la presentazione di quelli che sono i corsi di studio dell'Ateneo per l'anno accademico 2020-2021, corsi di studio offerti dai 17 dipartimenti dell'Università degli Studi di Salerno, che anche questo pomeriggio, attraverso la voce dei docenti, in particolare dei delegati all'orientamento, presenteranno appunto alle scuole, agli studenti, alle loro famiglie, l'offerta formativa espressa dai rispettivi corsi di studio. Vi ricordo che anche questo pomeriggio avrete l'occasione non solo di ascoltare la presentazione dei corsi, ma anche di interagire con i docenti stessi. Lo potete fare direttamente attraverso la chat condivisa all'interno di Microsoft Teams, quella contrassegnata dalla vignetta con il punto interrogativo. Ecco, voi studenti potete scriverci per dubbi, quesiti, domande da rivolgere ai docenti su ogni singolo corso di studio. Cercheremo di rispondervi in diretta e se non ci riusciamo lo facciamo comunque all'interno della chat prima della chiusura dell'evento stesso. Saluto tutti i docenti che sono intervenuti anche questo pomeriggio, con particolare riferimento alla professoressa Ornella Malandrino, delegata dell'orientamento all'orientamento dell'Ateneo e che poi è l'organizzatrice, di tutto questo percorso di orientamento a distanza. Buonasera professoressa, benvenuta. Grazie dottoressa Pastore, la ringrazio soprattutto per avermi considerata l'organizzatrice, ma io effettivamente senza l'aiuto della dottoressa Pastore e dei nostri tecnici forse non avrei potuto realizzare gli eventi pomeridiani di orientamento Unisa e Tom. È con grande soddisfazione che siamo arrivati all'ultimo pomeriggio. Saluto i colleghi e le colleghe che hanno collaborato per la presentazione degli obiettivi dei nostri corsi di studio. In questo momento è molto importante far arrivare ai nostri studenti le innovazioni che sono state deliberate da pochi giorni da tutti i dipartimenti per tutti i corsi di studio. Ci sono delle piccole novità in ogni corso di studio. È bene che i ragazzi che devono acquisire queste conoscenze per potersi iscrivere le abbiano con qualche mese di anticipo, anche perché molti studenti possono già approcciarsi a quello che è il test di cui a breve ci saranno effettivamente nelle presentazioni dei singoli corsi anche delle indicazioni sui test di accesso che, come sapete, sono obbligatori in alcuni casi, in altri sono comunque obbligatori ma non sono valutativi, ovvero solo orientativi. Quindi è utile avere queste indicazioni per potersi approcciare nella maniera giusta al percorso di studio. Quindi spero che gli studenti che si collegheranno insieme ai docenti e ai dirigenti, che saluto sempre molto calorosamente, siano intervenuti in questa occasione proprio per poter cercare di conoscere tutti gli aspetti per potersi iscrivere. E soprattutto vi anticipo che, grazie all'esperienza e anche al successo riscosso da questa iniziativa, perché molti hanno partecipato, hanno posto domande ai nostri docenti, per i giorni futuri sicuramente ci sarà un'altra iniziativa che sarà un po' più tecnica, ovvero cercheremo di mettere a punto qualche altro appuntamento per dare ai nostri studenti gli strumenti giusti per iscriversi e per registrarsi ai vari corsi di studio. Quindi cercheremo di supportare di qui ai vari appuntamenti dei test di accesso i nostri studenti. Purtroppo manca in questo momento l'apertura del campus per le problematiche e i problemi che tutti stiamo vivendo, ma non vogliamo abbandonare quello che è l'attività di orientamento ai nostri studenti, perché sappiamo che in un momento così delicato è molto importante che accompagniamo lo studente con le nostre notizie e informazioni sia alla realizzazione del test, all'iscrizione del test, ma anche all'immatricolazione ai nostri corsi di studio. Quindi spero, come diceva la dottoressa Pastore, che siano numerosi i nostri studenti oggi pomeriggio. E poi vi ricordo anche che questo evento è live streaming, quindi sarà ancora a disposizione di tutti quelli che lo vorranno riascoltare. Quindi è molto importante che ci siano anche delle domande da parte dei partecipanti per poter mettere in chiaro alcuni aspetti che forse noi docenti
riusciamo con grande abilità a bypassare in quello che presentiamo. Quindi saluto i miei colleghi e le mie colleghe e vi auguro buon pomeriggio di ascolto. Bene, bene, grazie. Grazie professoressa Malandrino, grazie anche per averci, ecco, anticipato in esclusiva, in anteprima, questo nuovo appuntamento con l'orientamento a distanza di carattere più tecnico per entrare nel vivo delle modalità poi pratiche con cui gli studenti dovranno iscriversi ai test d'ingresso, i test di accesso, i talk e quindi poi le successive immatricolazioni ai corsi di studio. E ne saranno contenti sicuramente i giornalisti che sono collegati anche questo pomeriggio e che ringrazio. Grazie per aver seguito così da vicino tutta l'iniziativa, per averla documentata sui quotidiani, ecco, ogni giorno. Grazie davvero. E intanto chiedo alle scuole, visto che hanno iniziato a scrivere, chiedo agli studenti di indicarci anche la scuola da cui ci stanno scrivendo, la scuola di riferimento, così da poter fare una sorta di appello virtuale, di saluto a distanza a tutti voi. Iniziamo subito allora all'orientamento di questo pomeriggio. Quindi questo pomeriggio presenteremo i corsi di studio offerti da quattro dipartimenti dell'Ateneo: il Dipartimento di Chimica e Biologia, il DCB, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, il DISPAC, il Dipartimento di Fisica, DF, il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, il Policom. Quindi, insomma, ecco, tra pochissimo ascolteremo le presentazioni dei corsi di studio offerti da questi quattro dipartimenti. Ringrazio la regia per averci supportato in tutte queste giornate e do subito la parola alla professoressa Fabia Grisi per la presentazione del corso di studio in chimica. Buon pomeriggio, professoressa. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Voglio Bene, iniziare grazie e a lei la ringraziando, parola. vorrei iniziare ringraziando tutti coloro che si sono spesi nell'organizzazione di questo evento, dalla professoressa Malandrino alla dottoressa Pastore, i tecnici, il CAOT intero, e partirei subito con la condivisione e quindi con la presentazione dei corsi di studio di chimica del Dipartimento di Chimica e Biologia Adolfo Zambelli dell'Università di Salerno, appunto. Prima di introdurre un po' più in dettaglio i corsi di studio, volevo fare una premessa breve su che cos'è la chimica. La chimica è la scienza che studia la struttura, la composizione, le proprietà della materia e le sue trasformazioni, ed è una delle scienze della vita. Una delle scienze della vita perché, anche non sapendolo, diciamo, tutto ciò che abbiamo intorno ci parla di chimica e la maggior parte dei processi, degli organismi viventi, sono basati, dei processi di trasformazione, sono basati su reazioni chimiche. Basti pensare, che so, alla fotosintesi, alla respirazione, al metabolismo, anche alla vista e ad altre percezioni sensoriali come captazione di odori, di sapori. Sono tutti risultati di un processo chimico in cui ogni molecola ha una specifica funzione. E d'altra parte il premio Nobel per la chimica Jean-Marie Lenne diceva che la vita è la più alta espressione della chimica. Oltre ad essere una scienza della vita, la chimica è anche arte della materia, nel senso che agendo sulla materia riesce a modificare, a creare nuovi materiali. Grazie proprio all'ingegno di alcuni scienziati, in un laboratorio chimico è stato possibile creare un materiale artificiale leggero, resistente agli urti, facilmente lavorabili, da usi molteplici, che è la plastica, che tutti noi sappiamo ha rivoluzionato il modo di vivere dell'intera umanità, e alla cui scoperta si deve a Giulio Natta, che è Nobel per la chimica del 1963 e che ha aperto la strada alla chimica nella sintesi di materiali altamente innovativi e avanzati, quali quelli che vengono utilizzati, che so, per applicazioni aerospaziali oppure in ambito biomedico. Mi fa piacere ricordare che collaboratore di Giulio Natta è stato il professor Adolfo Zambelli, proprio fondatore del Dipartimento di Chimica, nonché del corso di laurea in chimica. Ancora, la chimica è sviluppo sostenibile. La chimica, grazie alla sua centralità, alla sua forte interconnessione con la fisica, al fondamento che offre a scienze, discipline scientifiche nuove come la scienza dei materiali, l'ecologia,
diciamo, le prospettive che ha aperto alla biologia, che a sua volta ha rivoluzionato la medicina, fa da ponte tra tutte queste discipline e può diciamo, impegnarsi a trovare soluzione ai quattro grandi problemi dell'umanità, che sono cibo, energia, ambiente e salute. In che modo? Preservando l'ambiente, preservando le risorse naturali e assicurando alti standard di vita accessibili a tutti e a basso costo. Fatta questa premessa, illustrerei il corso di laurea triennale in chimica, appunto, che è un corso di laurea che si pone l'obiettivo di formare laureati con un'adeguata conoscenza di base, sia teorica che sperimentale, nei diversi settori della chimica. Il percorso formativo è articolato in un unico curriculum e si propone di offrire una solida formazione agli studenti nelle discipline scientifiche di base, quali matematica e fisica, e di garantire l'acquisizione dei principi fondamentali della chimica generale inorganica, della chimica organica, della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica industriale e della chimica macromolecolare, nonché conoscenze di base di biochimica. L'attività didattica prevista nel corso di laurea triennale è inclusiva di una corposa attività di laboratorio e la frequenza di laboratori previsti è obbligatoria, mentre la frequenza delle lezioni, anche se non obbligatoria, è sempre fortemente consigliata. Durante il percorso di laurea triennale, il corso di studio offre corsi di supporto quali tutoraggio, help teaching, per aiutare gli studenti che hanno difficoltà nell'acquisire gli argomenti di un corso, anche nel superare gli esami più difficili. I corsi ci vengono segnalati dagli studenti stessi per diciamo, richiedere un supporto in quella direzione. Poi diciamo, c'è la possibilità di fruire dei corsi di inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo per ottenere il riconoscimento del livello B1 che è necessario per il conseguimento poi del titolo e va diciamo, offerto dal Centro Linguistico di Ateneo per tutti coloro che non sono già in possesso di un certificato d'inglese che possa essere riconosciuto dall'Ateneo. C'è poi il tirocinio formativo di orientamento obbligatorio al terzo anno, che può essere svolto sia presso i laboratori interni all'Ateneo, sia in strutture interne che siano convenzionate e che sono presenti su tutto il territorio campano. Ancora una grande possibilità che viene offerta agli studenti durante il loro percorso di formazione è la mobilità per lo studio. L'Erasmus Plus è una grande opportunità perché attraverso degli accordi internazionali appunto con molti paesi stranieri c'è la possibilità per lo studente di arricchire la propria formazione andando recandosi presso università straniere e sostenendo anche parte degli esami del loro piano di studi presso altre università che poi ovviamente devono essere riconosciuti una volta rientrati in sede. Quali sono gli sbocchi occupazionali per un laureato triennale di chimica? A parte la libera professione come chimico junior, dopo aver sostenuto l'esame di Stato ed essersi iscritto alla sezione B dell'albo professionale, i laureati triennali in chimica sono dei tecnici che possono trovare impiego nei laboratori di analisi, di controllo e di certificazione di qualità, possono essere assunti presso enti di ricerca pubblici e privati, ovviamente nelle industrie chimiche, dove per industrie chimiche non intendiamo quelle solo strettamente legate al petrolchimico, ma anche industrie farmaceutiche, cosmetiche, tessili, agroalimentari, manufatturiere, conciarie, eccetera. E possono, tra l'altro, diciamo, essere impegnati in divulgazione del sapere scientifico, conoscenze scientifiche in campo chimico. Si accede al corso di laurea triennale? Si accede attraverso un test d'ingresso che è valutativo, il TOLC-S, è un test online offerto dal CSIA, e gli studenti si iscrivono scegliendo una data per sostenere la prova al sito appunto www.ccaonline.it. Su questo sito è anche possibile esercitarsi o consultare i programmi e gli esempi con le prove delle soluzioni. Quest'anno, data l'emergenza legata al Covid-19, i talk saranno svolti a casa.
Sono identici ai talk che vengono svolti in sede, l'unico elemento sostanziale di novità è la modalità di erogazione, che appunto consentirà agli studenti di svolgere il talk presso le proprie abitazioni. Utilizzeremo come aule virtuali le aule di Zoom. Quei siti che vengono posti agli studenti sono composti di 5 sezioni: matematica di base, ragionamento e problemi, comprensione del testo, scienza di base e lingua inglese. E al momento dell'esito del test, se gli studenti che vogliono accedere a chimica hanno registrato un punteggio inferiore ai 10 punti sulla somma dei quesiti relativi a matematica di base, ragionamento e problemi, dovranno assolvere agli obblighi formativi aggiuntivi IOFA, che prevedono sostanzialmente di seguire un corso di matematica e di sottostare poi a una verifica finale, al fine proprio di sanare le lacune di base evidenziate dal test d'ingresso. Perfetto. Ancora il corso di laurea magistrale. Il corso di laurea magistrale è aperto ovviamente a tutti gli studenti laureati triennali, sia provenienti dall'Ateneo sia da altri Atenei, anche da altre tipologie di lauree. Il percorso formativo si articola in due curricula: il curriculum in chimica biomolecolare, che ha l'obiettivo di formare attraverso un piano di studi interdisciplinari dei laureati che abbiano una solida preparazione scientifica nell'ambito della chimica delle molecole di interesse biologico e dei processi ad esse collegate, e un curriculum in chimica sostenibile, che prevede la formazione di laureati con una solida preparazione culturale nei settori proprio di questa disciplina, che si occupa di progettare e sviluppare prodotti e processi chimici a basso impatto ambientale. La prova finale per il corso di laurea magistrale prevede lo svolgimento di un lavoro sperimentale, che può essere svolto presso il Dipartimento di afferenza o anche di altri dipartimenti o ente esterno convenzionato, e la preparazione dell'elaborato scritto, quindi la tesi. Una volta conseguita la laurea magistrale, ci sono degli sbocchi e delle opportunità in campo accademico, che sono rappresentate dal dottorato di ricerca, dalle scuole di specializzazione, dai master universitari, e si accede a queste opportunità in genere tramite concorso. Il dottorato è focalizzato soprattutto allo sviluppo di figure professionali che possano lavorare nel mondo della ricerca, sia accademica che non accademica, mentre le specializzazioni e i master forniscono una formazione di alto livello che può essere utile per alcune specifiche professioni. Il laureato magistrale, ho finito. Può soffermi sugli sbocchi occupazionali, perché sono arrivati un bel po' di domande per lei. Ah, ok. Il laureato magistrale si inserisce con facilità in tutti i comparti di una moderna azienda o di una struttura di ricerca, dove può anche ricoprire ruoli manageriali e dirigenziali. E gli sbocchi occupazionali sono ovviamente l'attività libero professionale: come prima bisogna superare l'esame di Stato e iscriversi all'albo professionale dei chimici. Può svolgere attività un laureato di chimica magistrale nell'ambito della ricerca e sviluppo, sia nel campo della ricerca di base pubblica che in quella industriale, dove per industriale intendiamo tutto il settore che va dal chimico al petrolchimico, al farmaceutico, all'agrario, all'agroalimentare, al tessile, all'acconciario, eccetera. Può rivestire ruoli anche manageriali, appunto, nel controllo qualità, nella prevenzione, nella sicurezza in ambito industriale. Attività di analisi e controllo in laboratori di analisi chimiche, dalle analisi chimiche di tipo forense a quelle ambientali, a quelle biomediche. Ovviamente può insegnare materie scientifiche nella scuola e può anche rivestire ruoli manageriali legati all'ambito del marketing e delle vendite nelle aziende che abbiano a che fare con prodotti chimici. Perfetto. Concluso. Queste sono le informazioni che riguardano, diciamo, l'orientamento, riferimento al professore Ermanno Vasca. Ci sono gli indirizzi per i corsi di laurea in chimica e per informazioni sul dipartimento. Ecco. Bene, professoressa, allora,
C'è una studentessa che ci chiede, i talk, ecco, ci saranno anche nei mesi di luglio ed agosto? Come si No, che accede io al corso di sappia, chimica? adesso sono stati fissati per già 3 incontri in giugno. Credo che poi se ne parlerà a settembre e credo ancora con modalità talk a casa, però di questo devo avere ancora onestamente. Quindi aspettiamo ancora le indicazioni. Sì, 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 sì. E ancora, ecco, che cosa vuol dire aule virtuali, chiedeva un altro studente. Sì, sostanzialmente tramite connessione, così come stiamo, diciamo, facendo in questo momento, ognuno da casa sua sarà connesso con questa applicazione Zoom che permette di assemblare fino a 25 persone che possono essere seguite in contemporanea da un responsabile. Di aula, appunto, considerare queste 25 unità un'aula virtuale, ognuno a casa sua, ma attraverso l'applicazione di Zoom, tutti visibili dal responsabile del tutto. Questo è Bene, sostanzialmente. benissimo. Benissimo. Allora, questo è il sito di riferimento del corso di laurea in chimica. C'è la mail del referente per l'orientamento a cui potete scrivere per avere informazioni sulle date, sui talk e così via. C'è un altro Esatto. studente che ci chiede, ecco, di spiegare meglio la modalità di esecuzione del talk. Lo faremo sicuramente nel corso di questo pomeriggio, quindi restate in ascolto per favore. E quindi grazie professoressa. Grazie a Io voi. passerei la parola alla professoressa Marabotti per scienze biologiche. Erano già arrivate domande circa biologia, quindi ecco, ci siamo. Adesso orecchie aperte tutti e ascoltiamo la presentazione per scienze biologiche. Buon pomeriggio, professoressa. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Anch'io mi associo ai ringraziamenti sentitissimi per aver organizzato questa bellissima iniziativa. Grazie quindi alla professoressa Malandrino e a tutto il personale del CAOT. E quindi spero che mi si senta bene e spero che si veda bene anche la mia presentazione. Mi auguro di sì. Perfetta, sì. Benissimo. Allora, come dicevo, io sono il delegato all'orientamento in ingresso per quanto riguarda l'area didattica in scienze biologiche e vi parlerò brevemente appunto del corso di laurea che immagino come tutti sappiano è dedicato allo studio di quelle scienze che hanno per oggetto la vita, bios, quindi naturalmente la studiano a tutti i livelli, esistono tanti livelli di biologia che possono essere interpretati a livello addirittura molecolare, quindi conoscere la composizione chimica delle molecole che danno la vita, come giustamente diceva la professoressa Grisi prima, anche a livello cellulare, tramite ad esempio colture cellulari in maniera artificiale, oppure inserite all'interno di tessuti, all'interno di organismi e via via a salire fino a comprendere addirittura lo studio delle popolazioni ed eventualmente dei rapporti tra di loro. Quindi vita a tutti i livelli. Il corso di laurea in scienze biologiche, che è presente a livello dell'Università di Salerno, è un corso di laurea che quindi si propone di formare una figura professionale che sia in grado di trattare appunto dei problemi biologici a tutti i livelli, a livello teorico, a livello pratico e a livello sia del microorganismo e sia dell'uomo. Non esiste, approfitto per rispondere a una domanda che era in chat. Non esiste al momento a Salerno il corso di laurea in scienze biotecnologiche. Esiste il corso di laurea in scienze biologiche, seguito dal corso di laurea in scienze magistrali, e si propone, diciamo, quindi di affrontare, approcciare l'approccio della vita a tutti i livelli e con applicazioni di vario tipo, dal campo fisiopatologico al campo farmacologico, al campo ambientale, tutti i campi tradizionalmente, quindi già trattati dal laureato in scienze biologiche. È evidente che per frequentare proficuamente questo corso è necessario avere una passione per la biologia e per le scienze appartenenti a tutto il grande ambito delle scienze della vita, attitudini logico-matematiche, interesse per le discipline scientifiche. E come frequentemente dico agli studenti, è molto molto importante la conoscenza della lingua inglese, perché tramite la lingua inglese è possibile avere un'apertura totale sul mondo scientifico, la lingua inglese è la lingua della scienza e di conseguenza cercare di avere contatti con tutto il mondo che è fondamentale per sviluppare bene la professione dello scienziato.
mi piace qui riportare due delle grandi scoperte biologiche che ci riguardano proprio da vicino: la sequenza del virus SARS-CoV-2, di cui purtroppo sappiamo bene la pericolosità, e questo è il team di scienziate che ha isolato il ceppo umano del virus a livello italiano, e sono tutte biologhe. Quindi i medici hanno il compito di curarci da questo flagello, i biologi hanno il compito di studiarlo, di capire, anche di fare i tamponi in questo momento, di analizzare i tamponi. Chi ci dice se siamo positivi o no al Covid-19 sono i biologi, che in questo momento, mi piace anche ricordare, nell'attività che stanno facendo per salvare molte vite, al pari di medici, infermieri e tutte le figure, diciamo, dell'ambito sanitario. Il corso di laurea in scienze biologiche è a numero programmato, ci sono a disposizione 149 posti più uno destinato a studenti stranieri, e l'accesso avviene tramite appunto il superamento di un test che da quest'anno per la prima volta è a livello online, è un talk, è il talk B. Fino all'anno scorso avevamo test cartacei, però l'emergenza Covid ci ha messo nelle condizioni di passare in anticipo di un anno rispetto ai tempi al talk, anche per quanto riguarda l'accesso. Il talk B è un talk specifico per le scienze biologiche, quindi non è come il talk S, è costituito da 50 quesiti a risposta multipla, e su questi quesiti si possono vedere, ce ne sono 20 di linguaggio matematico di base, 10 di biologia, 10 di chimica e 10 di fisica, tutti da superare in un tempo fissato per ogni sezione. Anche tutti i quesiti del talk B, così come i quesiti degli altri tipi di talk, sono erogati a cura del consorzio CESIA. Anche noi come Università di Salerno, come area didattica di biologia, erogheremo talk B. A breve uscirà il bando e sono previste delle finestre di erogazione del talk B per quanto riguarda biologia verso la metà fine luglio, verso i primi di settembre, che era la data tradizionalmente, diciamo, destinata al test cartaceo, e anche verso la fine di settembre, primi di ottobre, per, diciamo, raccogliere gli ultimi ritardatari o le persone che sono ancora incerte se scegliere tra medicina e professioni sanitarie oppure biologia, che sappiamo essere, diciamo, l'alternativa molto spesso alla scelta del nostro corso. Anche noi abbiamo previsto la partecipazione degli studenti come talk a casa, di cui eventualmente si potrà parlare più dettagliatamente più avanti. In ogni caso il talk a casa è esattamente come ha spiegato la collega Fabia Grisi, una riunione virtuale tramite Zoom in cui sono inseriti 25 studenti che vengono sorvegliati durante lo svolgimento di queste attività di talk da due insegnanti anch'essi connessi in remoto. Se volete avere dei dettagli su come funziona il talk B in particolare e il talk a casa, vi suggerisco di andare sul sito del CISIA, www.cisiaonline.it, e andare nelle aree tematiche dedicate ai talk, dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie. Per chi evidenziasse dei problemi, delle insufficienze, diciamo, nella preparazione di base, anche per quanto riguarda l'area didattica di biologia, sono previsti degli OFA, degli obblighi formativi aggiuntivi. In particolare noi consideriamo necessario un OFA quando uno studente non ottiene un punteggio minimo di 5 punti su 20 nell'area di linguaggio matematico di base. Organizziamo dei corsi a livello universitario che vengono di solito tenuti da collaboratori dei docenti di matematica. Questi corsi vanno seguiti obbligatoriamente dagli studenti con OFA. Al termine di questi corsi si ha una verifica finale che, una volta superata, permette sostanzialmente di sostenere tutti gli esami senza difficoltà. Se non si riesce a superare questa verifica entro il primo anno dall'iscrizione al corso, purtroppo bisogna fermarsi, bisogna cercare di recuperare questa lacuna, perché non sarà più consentito superare altri anni, quindi bisogna fermarsi fino a quando la lacuna non è colmata. Però vi posso garantire che gli anni scorsi i talk e gli OFA sono stati attribuiti a pochi studenti, abbiamo visto per nostra fortuna che gli studenti sono preparati e non ci sono state difficoltà in questo senso. Inoltre, come già diceva la collega, sono previsti delle attività di supporto in itinere per tutto il tempo del corso di laurea, quindi corsi di tutorato, help teaching, che servono per aiutare gli studenti in difficoltà
e che sono tenuti da giovani collaboratori, dai docenti titolari di questo insegnamento, e soprattutto, ricordo a tutti quanti, sono usufruibili gratuitamente e tutti quanti noi sosteniamo la partecipazione a queste attività di supporto, perché aiutano veramente moltissimo nel superamento degli esami. Come diceva il collega, c'è anche la possibilità di partecipare all'Erasmus e di conseguenza abbiamo anche noi tutta una serie di accordi. Per quanto riguarda la valutazione del corso di Salerno, pare che ci sia una buona soddisfazione da parte degli studenti che hanno partecipato ai corsi e di conseguenza sono stati valutate positivamente aspetti in generale del corso di laurea, il rapporto con gli studenti, il rapporto con i docenti, il che ci fa dire che sostanzialmente il corso trova un favorevole, impatto con gli studenti. Bene. La laurea triennale non fornisce moltissimi sbocchi occupazionali, inutile negarselo, la gran parte degli studenti preferisce continuare gli studi per il conseguimento della laurea magistrale in biologia. Noi abbiamo un corso che ha un unico indirizzo, con una figura professionale, in particolare con competenze approfondite nell'ambito della biologia molecolare e di tutte le scienze omiche e con un'applicazione prevalentemente di ambito sanitario. Ovviamente si approfondiscono in particolare le conoscenze della biologia di base, della biologia molecolare e della biologia applicata, e naturalmente si fanno delle esperienze anche durante il tirocinio che permettono di sviluppare la capacità di lavoro individuale, di gruppo e l'autonomia. Gli sbocchi dopo la laurea magistrale in biologia, naturalmente si ha l'esame di Stato, l'iscrizione all'albo dei biologi, quindi per la libera professione, in particolare come biologo nutrizionista, si possono avere attività di gestione dei laboratori, delle analisi cliniche, diagnostici, oppure naturalmente la promozione e l'innovazione scientifica nelle aree dei settori tipici della biologia, naturalmente l'insegnamento che rimane uno sbocco fondamentale per quanto riguarda i biologi, nonché naturalmente la ricerca a tutti i livelli, base applicata, in vari istituti di ricerca, sia pubblici sia privati, e naturalmente con l'inizio del percorso del dottorato e via andare anche all'interno dell'università. Voglio fare solo un ultimo focus sul biologo nutrizionista, che è uno degli sbocchi professionali più interessanti per quanto riguarda la libera professione del biologo, e che permette al biologo di fare un'attività professionale in cui vengono valutati i bisogni nutritivi ed energetici delle persone sane, quindi non trattamenti farmacologici per la prescrizione delle diete, e anche naturalmente sia a livello individuale che a livello collettivo, mense aziendali, scuole, gruppi sportivi e vari altri ambiti di applicazione. Vi lascio anch'io con le informazioni per quanto riguarda i contatti, se qualcuno ha delle curiosità anche successivamente rispetto a questo incontro può naturalmente scrivere alla mia mail amarabotti@unisa.it e sarò molto contenta di fornire tutti gli approfondimenti. Bene, professoressa. Sì, grazie a lei, grazie a lei. Ecco, le leggo giusto un paio di domande perché sono diverse quelle arrivate per lei. Quindi, come si accede al corso di laurea in scienze biologiche? Molte domande sono sui talk, le date dei talk, ecco, e come si svolgeranno. C'è differenza? C'è differenza tra chi lo farà prima e chi dopo? Allora, le date dei talk non sono ancora state fissate dal CISIA, sono fissate delle finestre di talk al momento, che comprendono sostanzialmente il periodo dal 7 al 23 di luglio e poi praticamente più o meno tutto il mese di settembre e anche i primi giorni di ottobre. Quindi queste sono le finestre nell'ambito delle quali verrà fissata la data del talk. Non c'è nessuna differenza per chi fa il talk prima o il dopo, il talk è un concorso a livello nazionale, quindi potranno immatricolarsi naturalmente nelle finestre, saranno fissate due finestre di immatricolazione per quanto riguarda il corso di laurea in scienze biologiche e si potranno immatricolare in quelle finestre tutti coloro che hanno conseguito un talk in qualunque ateneo italiano fino alla data appunto dell'immatricolazione. Quindi non è importante fare prima, anzi se qualcuno di voi l'ha già fatto, perché è possibile che qualcuno degli studenti l'abbia già fatto, può tenersi buono il suo talk B
e aspettare che vengano aperte le immatricolazioni, che verranno aperte verso fine luglio, per iscriversi al nostro corso di laurea in scienze biologiche. Vi aspettiamo con trepidazione. Perfetto, ecco. Ci sono anche ancora altre domande, però le chiedo, professoressa, la cortesia di rispondere direttamente agli studenti all'interno della chat. C'è chi chiede se questo corso è consigliato per chi non ha mai intrapreso degli studi scientifici, e così come chi chiede dopo la laurea se vi è la possibilità di specializzarsi nel campo zoologico e della biologia marina. Tutte queste risposte saranno... Do rapidamente una risposta, assolutamente sì a entrambe le domande. Poi benissimo, sarò allora, nella chat. Grazie, è stata gentilissima professoressa, grazie anche per la sintesi. E passiamo sempre all'interno dell'offerta formativa del DCB, del Dipartimento di Chimica e Biologia, al corso di laurea in Scienze Ambientali, presentato questo pomeriggio per voi dal professore Carmine Capacchione. Buon pomeriggio professore. Salve a tutti, ringrazio anch'io la professoressa Malandrino e i tecnici che hanno consentito la realizzazione di questo evento e appunto io vi parlerò del nostro corso di laurea in scienze ambientali che come vedete sono due corsi di laurea, un corso triennale di primo livello e la laurea magistrale in scienze ambientali. Perché ovviamente nasce l'esigenza di questo corso di laurea? Nasce l'esigenza di formare delle figure professionali in grado di affrontare le problematiche ambientali con una visione sistemica dell'ambiente, perché gli ecosistemi sono degli ambienti complessi che richiedono delle competenze complesse sia di tipo chimico, sia di tipo geologico che di tipo fisico, ma anche di tipo biologico e di tipo informatico, come vedremo. Quindi la caratteristica principale rispetto alle due colleghe che mi hanno preceduto del mio dipartimento, del corso di laurea in chimica e di biologia, è che il corso di laurea scienze ambientali è sicuramente un corso di laurea per sua natura molto multidisciplinare. Il laureato in scienze ambientali quindi deve essere in grado di non solo di monitorare, interpretare e valutare i processi che avvengono negli ecosistemi, sia naturali che antropizzati, quindi dove è presente l'uomo e quindi l'interazione tra gli ecosistemi e l'uomo, al fine ovviamente di gestire correttamente e di salvaguardare questi ecosistemi. Questa formazione multidisciplinare essenzialmente appunto si basa su quattro piedi molto importanti: la biologia, la geofisica, competenze di tipo gestionale e di più ingegneristico e sicuramente competenze di tipo chimico, che sono quelle che danno appunto questa formazione molto ampia e multidisciplinare in campo scientifico nel caso del laureato in scienze ambientali. Quindi questa figura che è quella che noi vogliamo disegnare per chi consegue la laurea in scienze ambientali deve appunto avere queste competenze e poter usare diversi approcci per affrontare le problematiche di tipo ambientale. Il corso di scienze ambientali a Salerno quindi ha una forte caratterizzazione applicativa, come anche le altre scienze che abbiamo visto inizialmente, e proietta fin dai primi anni lo studente verso il mondo del lavoro e delle professioni, proprio perché per sua natura abbiamo molte interazioni con il territorio, sia non solo con le aziende, come vedete qui, ma anche ad esempio con gli enti, come ad esempio l'oasi del fiume Alento, i bacini dei fiumi diciamo in Campania, quindi i parchi, ad esempio col Parco del Cilento ci sono delle forti interazioni, quindi non solo con le aziende ma anche con le istituzioni che si occupano di ambiente sul territorio. Il corso afferisce anche lui al Dipartimento di Chimica e Biologia e quindi si possono avvalere gli studenti dei laboratori e delle tante attrezzature che si trovano nel nostro Dipartimento. È fondamentale appunto nel caso diciamo della formazione di scienze ambientali come nel Chimica e Biologia avere una formazione sperimentale, quindi è una delle caratteristiche e la frequenza obbligatoria dei laboratori e il fatto di poter interagire appunto diciamo sul territorio con queste diverse realtà.
In particolare, oltre all'indirizzo di chimico biologico, il corso offre un curriculum anche di tipo geofisico, con particolare attenzione allo studio e alla caratterizzazione dei fenomeni sismici e vulcanici. Quindi, nel caso, diciamo, del corso di scienze ambientali, sono presenti due curricula, uno a indirizzo chimico biologico e l'altro di tipo geofisico. E quindi sono presenti, come vedete, più di 50 convenzioni con enti pubblici e privati, proprio per l'importanza che ha il tirocinio sul sito nel caso di laureati in scienze ambientali. Perché iscriversi a Salerno? Come vedete, questi sono i dati di Alma Laurea, quindi presi dal sito Alma Laurea, dove potrete trovare anche, diciamo, dati più recenti. Questi sono del 2015, ma non c'è una sostanziale differenza negli ultimi anni. I laureati in scienze ambientali trovano lavoro entro un anno dalla laurea, vedete, e c'è un 3,5 in una scala che va da 1 a 4 di gradimento sia dei docenti e dei corsi che delle strutture, e sicuramente c'è un giudizio largamente positivo di tutti i laureati che abbiamo avuto negli ultimi anni. Come vi dicevo, la caratteristica principale del nostro corso di laurea è la sua multidisciplinarità, perché vedete come avrete una formazione che comprende sicuramente metodologie di tipo biologico, quindi lo studio degli ecosistemi, delle piante, degli animali, quindi sia di botanica che di zoologia, metodologie chimiche, quindi ad esempio l'analisi degli inquinanti presenti in un ecosistema, metodologie ecologiche, cioè che prendono in maniera, diciamo, più olistica, considerano un ecosistema, metodologie fisiche e geologiche, che è la parte di geofisica, di studio di vulcani e sismologia, metodologie informatiche e matematiche, che sono quelle gestionali, ad esempio quando un laureato in scienze ambientali si trova a gestire ad esempio una realtà come può essere quella di un parco naturale. Il corso di studi fornisce agli studenti non solo le conoscenze, le capacità, saper fare attraverso, ma una cultura sistemica dell'ambiente con una formazione scientifica interdisciplinare. Quindi informazioni acquisite per comprendere l'ambiente, una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi dei processi ambientali, e anche una formazione delle tecnologie informatiche per interagire col territorio. Basti pensare, diciamo, ad esempio alle tecnologie che fanno uso della tecnologia GPS per mappare il territorio. Pratica di laboratorio, attività sub campo e tirocini e stage aziendali, come abbiamo già detto. Vedete che ad esempio uno dei corsi del quinto anno prevede che voi andate a fare un tirocinio in site. Quindi ad esempio il prelievo delle acque di un fiume inquinato per analizzarlo, oltre alla normale pratica di laboratorio, la visita di un parco naturale, come le realtà che sono sicuramente presenti sul Nessitorio, come il parco del Cilento. Ovviamente nei primi anni del corso triennale vanno gettate le basi, quindi, diciamo, le conoscenze scientifiche di base, che sono sicuramente quelle di tipo chimico, fisico e matematico. Nell'ultimo anno di laurea triennale nella magistrale sono poi, ovviamente, diciamo, aumentano le attività, diciamo, interdisciplinari e di laboratorio, e anche ovviamente le attività sul campo. Gli sbocchi professionali: la laurea di primo livello in scienze ambientali prepara le seguenti professioni: tecnici del controllo ambientale, della raccolta e del trattamento di rifiuti, perché ovviamente anche il trattamento di rifiuti, che è un problema molto importante, è di competenza del laureato in scienze ambientali, e consente di iscriversi agli albi per l'esercizio della professione sia di biologo junior, di perito agrario laureato, di agrotecnico laureato e di pianificatore del territorio junior. Quindi, come vedete, diciamo, gli sbocchi professionali anche in questo caso sono piuttosto ampi. Si accede con le stesse modalità con cui si accede al corso di laurea in chimica, cioè ci sono i talk test, non mi dilungherò anch'io su questa parte, penso ne abbiamo parlato ampiamente, quindi esattamente con lo stesso talk test con cui accedete a chimica potete accedere anche a scienze ambientali. I requisiti per non fare gli OFA sono leggermente diversi, ma questo ovviamente, diciamo, è un dettaglio, diciamo, abbastanza poco importante, diciamo, in questa fase. Gli sbocchi professionali invece per la laurea magistrale preparano ovviamente a professioni sia di biologi e professioni assimilate, ecologi, geologi, geofisici,
pianificatori e paesaggisti specialistici del recupero e della conservazione del territorio, cioè come si gestisce un parco naturale, agronomi e forestali, e consente di iscriversi agli albi professionali di biologo, di geologo, di dottore agronomo e forestale, di architetto paesaggista, e consente ovviamente di partecipare al dottorato anche qui in chimica e biologia, che è stato esteso appunto a tutti e tre i corsi di laurea presenti nel nostro dipartimento. Concorso consente ovviamente la partecipazione ai concorsi pubblici, ad esempio per lavorare nelle aziende regionali per l'ambiente. Il nostro delegato all'orientamento è il professore Prodo, qui vi metto i suoi recapiti. Ovviamente potete contattare ovviamente le informazioni le trovate esattamente sul sito del Dipartimento riguardante il corso di laurea di Scienze Ambientali, e ovviamente io sono disponibile a eventuali domande adesso. Bene, grazie professore. Ecco, intanto ne approfitto per salutare gli studenti dell'Istituto Don Lorenzo Milani di Gragnano, che ci mandano i loro saluti, anche le loro docenti, naturalmente, e ancora l'Istituto Fortunato di Eboli, il Tasso di Salerno, insomma sono tutti collegati questo pomeriggio per ascoltare l'offerta formativa dell'Università di Salerno per l'anno accademico 2020-2021. E professore, ecco, molti studenti ci stanno chiedendo quali sono gli sbocchi occupazionali, lei ecco ne faceva cenno prima, riguardo ecco il nostro paese, ecco la prospettiva nazionale che un laureato in scienze ambientali può trovare in Italia. Diciamo, come ho detto, le problematiche ambientali sono sempre più importanti, non solo diciamo tutti gli sbocchi che ho menzionato, quindi ovviamente nei parchi pubblici, negli enti pubblici, e quindi poter concorrere a tutti questo tipo di concorsi, ma sicuramente anche le aziende hanno sempre di più la necessità di avere una figura che integri diverse competenze e che permetta a questa azienda di gestire le problematiche ambientali. Pensiamo principalmente allo smaltimento dei rifiuti per un'azienda, che cosa rappresenta e che cosa può rappresentare, diciamo, per un'azienda ovviamente le criticità dovute all'impatto ambientale sul territorio. E quali scenari si aprono per un laureato triennale, quindi per chi decidesse di fare un percorso di laurea triennale senza poi continuare con una magistrale? Allora, diciamo che gli scenari che si aprono per il laureato triennale, come ho detto, sono quelli di figure ovviamente intermedie, diciamo, che possono svolgere sempre questi lavori. Ovviamente diciamo dobbiamo considerare però che la percentuale di ragazzi che finiscono la triennale e che continuano gli studi alla magistrale è molto alta, è superiore al 90%, quindi diciamo quasi sempre diciamo la formazione diciamo continua sicuramente almeno con la laurea magistrale. Ci sono ovviamente ragazzi che sono già inseriti nel mondo del lavoro che preferiscono fermarsi alla laurea triennale, ma questo, come dire, è un po' un problema sistemico diciamo della laurea triennale, non è un problema legato diciamo alle scienze ambientali. Quindi il test, ci chiede Mario, non è a numero programmato? Si riferisce... No, esattamente uguale al talk S di cui ha parlato la mia collega Fabia Crisi inizialmente, solo che invece di 10 punti si devono fare 15 punti tra matematica e comprensione del testo logico, e chi supera fa più di 15 punti non deve fare l'OFA, ma non è selettivo, non c'è nessuna selezione in ingresso, è solo un test esattamente di nuovo che si svolgerà esattamente con le stesse modalità di quello di chimica. Il talk S non è un test selettivo ma valutativo, cioè per valutare le conoscenze soprattutto di matematica di base e di logica degli studenti che si iscrivono al primo anno. Bene, bene, professore, io la ringrazio, e con lei ringrazio anche la professoressa Grisi e la professoressa Marabotti, che vedo ecco rispondere direttamente agli studenti all'interno della chat condivisa. Grazie davvero ecco per la vostra partecipazione e per aver presentato in modo così puntuale il corso di laurea, anzi il Dipartimento di Chimica e Biologia e i corsi di laurea in Chimica, Scienze Biologiche e Scienze Ambientali. Cambiamo adesso ecco area.
storia del sapere del nostro Ateneo e passiamo alle scienze umanistiche e con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale e in particolare con la presentazione ad opera del professore Renato De Filippis, a cui do il benvenuto, la presentazione del corso di laurea in filosofia. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio, grazie mille. Mi unisco anche io ai ringraziamenti per la professoressa Malandrino, per tutti gli impiegati del CAUT, insomma, che stanno rendendo possibile questa cosa. Noi siamo veramente contenti perché questa non soltanto è un'opportunità, ma dimostra anche che l'università, anche in questo momento veramente difficile, c'è nonostante tutto. Insomma, spero si veda la nostra presentazione. Io mi occuperò anche di alcuni aspetti generali del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale. Qui a salutarvi il professor Giacomo Pardini di Numismatica, che è lo riconosciamo, che ha avuto dedicato direttamente da Lego Classicist questo personaggio Lego, in pratica, esattamente, in onore, ecco, ai suoi studi per quanto riguarda la numismatica. Esattamente, la prima cosa che vorrei dirvi è questa: noi siamo attivi come dipartimento moltissimo sui social, quindi prima di tutto vi chiederemo, se vi fa piacere, anche adesso, anche in diretta, insomma, di darci il vostro like sulla pagina di ISPAC, Università degli Studi di Salerno, su Facebook, e di seguirci poi anche su Instagram, se vi va, saremmo molto felici di questo. Il nostro dipartimento, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nel senso materiale e immateriale. Come vedrete subito, il Dipartimento unisce tre corsi di studio, eccoli qui, che si occupano appunto sia di aspetti puramente materiali del nostro patrimonio culturale, sia di aspetti invece più concettuali, più immateriali, e io credo, spero di poterli rappresentare soprattutto per quanto riguarda filosofia. Gli altri due corsi di studio che presenteranno i colleghi sono Scienze dei Beni Culturali e il DAVIMUS, l'acronimo che sta per Discipline delle Arti Visive, della Musica e dello Spettacolo. C'è una differenza fondamentale che deve essere chiara da subito per quanto riguarda le iscrizioni nel prossimo anno accademico. I nostri test di accesso per l'anno prossimo, data la situazione molto complessa in cui ci troviamo, che speriamo si risolverà quanto prima, sono stavolta tutti quanti ad accesso libero. Che cosa significa? Che ci sarà il test sarà a distanza, sarà su piattaforma Moodle con ogni probabilità, stiamo ancora studiando la situazione, ma non ci sarà il numero chiuso per nessuno dei nostri corsi di laurea. Ci stiamo ancora organizzando per il momento preciso in cui saranno questi test, che saranno nel corso del primo semestre. Quindi voi potrete iniziare a immatricolarvi, insomma, e il test sarà successivamente, permetterà, insomma, di valutare le vostre competenze, le vostre conoscenze e, in casi rari ma possibili, insomma, programmare con voi il recupero di eventuali debiti formativi. In ogni caso deve essere chiaro che il test sarà questa volta ad accesso, e l'accesso sarà assolutamente libero. Oltre a questo, tenete conto che per quello che riguarda, insomma, sia la fase iniziale sia tutto il percorso degli studi di questo momento molto complesso, il DISPAC garantisce sempre l'help teaching, quindi il servizio attraverso il quale i nostri tutor, che sono per la massima parte studenti, assistono le matricole, quindi nella preparazione degli esami, nell'organizzazione del loro percorso di studio. Quindi non temete, le difficoltà in questo momento sono molte, ma sarete sicuramente seguiti nel miglior modo possibile. Per coloro che si iscrivono a una facoltà, a un corso di studio umanistico, di solito si presentano alcune problematiche, si ha il timore, insomma, di non essere poi pronti e adeguati per il mercato del lavoro, motivo per cui noi possiamo garantirvi da subito che tutti i nostri corsi di studio prevedono insegnamenti in maniera tale che voi possiate approfondire e sviluppare la conoscenza delle lingue straniere, e prevedono anche dei tirocini, tutti i nostri corsi di studio li prevedono, con i quali voi potrete cominciare ad affrontare, insomma, qualche esperienza significativa con il mondo del lavoro. Queste informazioni complessive, così, sui nostri corsi di studio verranno completate dai miei colleghi. Mi dedico adesso, in questi ultimi due minuti, veramente in modo breve, a parlare del mio corso di studi di filosofia qui a Aristotele, insomma, in una veste un po' meno classica del solito, a salutarvi.
Il nostro corso di studi è organizzato con un primo anno che è assolutamente comune. Gli studenti, che non sono moltissimi ma non sono neanche pochi, questo ve lo posso garantire, dirò alla fine, se mi avanza un minuto, una cosa che credo importante su questo, i nostri studenti seguiranno tutti assieme dei corsi che prevedono, come abbiamo detto, la lingua straniera, ma prevederanno anche, oltre agli insegnamenti filosofici di base, anche degli esami di informatica. Passato questo primo anno, ciascuno poi, per la triennale, naturalmente potrà scegliere il proprio percorso, configurarlo come meglio crede. Abbiamo insegnamenti, insomma, che riguardano più l'aspetto storico-filosofico, altri l'estetica, la filosofia teoretica, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutti coloro che sono appassionati di quella o dell'altra branca della filosofia. Ma ci tengo in particolare a dare qualche precisazione sulla nostra magistratura. Perché, ancora nonostante il momento difficile, stiamo tentando di riconfigurarla in maniera tale che possa davvero essere più attrattiva e davvero venire incontro alle esigenze del mondo del lavoro. Quindi stiamo pensando a corsi in lingua, anche in lingua inglese, oppure a corsi che riguardino espressamente la didattica della filosofia, o a corsi, insomma, che riguardino opere da leggere, insomma, nella lingua originale. Questo perché, ed era questa la cosa importante che volevo dire, vorrei in pochi secondi, insomma, se non sfatare, pormi radicalmente contro quel mito per cui i filosofi, insomma, sono destinati a non lavorare e la filosofia non ha alcun tipo di effetto pratico. Innanzitutto, coloro che si iscrivono a filosofia non sono necessariamente destinati all'insegnamento a scuola, quindi se non siete appassionati dell'insegnamento a scuola, non preoccupatevi, non sarete costretti ad essere degli insegnanti. I filosofi sono ampiamente impiegati nelle pubbliche relazioni, insomma, nella gestione anche di aziende molto grandi, nella gestione di eventi culturali, nei comparti delle risorse umane, possono affiancare gli esperti di beni culturali e del Davimus, insomma, per quanto riguarda il giornalismo, l'editoria, la comunicazione e tutto questo tipo di attività. Motivo per cui, e chiudo, io invito davvero coloro che si vogliono iscrivere a un corso di studi umanistico e in particolare a filosofia a non avere paura, seguite le vostre inclinazioni, seguite i vostri desideri, perché insomma non è la situazione problematica come ve la presentano. Vi ringrazio. Professore, grazie per averci affascinato con questa presentazione molto singolare, devo dire, ecco, che ha saputo sicuramente catturare l'attenzione degli studenti. Ecco, e c'è chi ci chiede quale sarà la tipologia di test, ma in particolare se c'è un elenco di argomenti, ecco, su cui prepararsi. Benissimo, grazie per la domanda. Sarà un test, insomma, che riguarderà essenzialmente la cultura generale e la logica. Ci saranno anche delle domande di filosofia e di comprensione del testo filosofico. È possibile prepararsi, insomma, ma non sarà nulla di complicatissimo. Mi verrà chiesto, insomma, qualche preconoscenza minima, insomma, ma tutto quello che serve poi ve lo daremo noi, quindi non c'è problema. Saranno domande di taglio generale, logico e di comprensione del testo. Bene, quindi abbiamo risposto. Dottoressa, sì, prego. Prima di dare la parola agli altri relatori, volevo fare i complimenti sia ai nostri colleghi che sono intervenuti per il Dipartimento di Biologia, ma anche al professore De Filippis, perché veramente è stato chiarissimo e penso che abbia contribuito soprattutto a fare luce su questo corso di filosofia. Io pure dico sempre ai miei studenti, io sono in economia e management, dico sempre ai miei studenti: guardate che i filosofi ci rubano il mestiere, quindi addirittura i manager, non ci permettiamo. Sì, i manager sono dei filosofi, quindi veramente grazie per la presentazione. Quindi passiamo. Infatti, c'è da temerli perché siamo pericolosi. Perché intanto, ecco, c'è uno studente che ci scrive se provenendo da studi scientifici può frequentare un corso di laurea in filosofia, appunto. Assolutamente, uno dei miei migliori laureandi al momento viene, insomma, da ragioneria, quindi non c'è assolutamente nessun problema, è veramente bravissimo.
Va bene, allora grazie, ringrazio tutti gli studenti che stanno continuando a scriverci domande per i docenti UNISA che stanno presentando i corsi di laurea dell'Ateneo, continuate a scriverci e continuiamo ancora con il DISPAC, quindi con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, dopo il professore De Filippis è il momento del professore Luigi Vecchio per Scienze dei Beni Culturali. Buon pomeriggio professore, ben trovato, a lei la parola. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio anche io la professoressa Malandrino per la splendida organizzazione, tutto lo staff del CAOT e saluto tutte le scuole che sono in questo momento collegate con noi. Non ho capito una sola cosa, devo condividere il mio schermo, vero, per il PowerPoint? Esatto, quindi semplicemente condividere il suo desk. Ci siamo, adesso ecco la modalità pieno schermo. Sì, è visibile? Vediamo le slide, tuttavia le vediamo ancora, ecco, in piccolo e non a pieno schermo. Ecco, se la nostra regia può supportare il professore Vecchio. No, c'è il... ecco qua, dovremmo esserci. Perfetto, grazie. Dunque, io sono qui per illustrarvi il corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali, che ovviamente è un corso di laurea triennale, che prevede un anno, un primo anno, diciamo, di attività comuni, cioè di insegnamenti comuni, come le lingue, l'inglese, l'informatica, insomma, insegnamenti di base. Poi dopo il primo anno si è chiamati a operare una scelta e a scegliere uno dei tre curricula al momento attivi, cioè archeologia, beni archivistici e librari e storia dell'arte. Sono i tre settori nei quali poi si proseguiranno gli studi nel secondo e nel terzo anno. A questi tre indirizzi del triennio corrispondono poi le tre lauree magistrali, cioè all'indirizzo archeologico corrisponde la laurea magistrale in archeologia e culture antiche, per la sezione di archivi e biblioteche c'è la laurea in gestione e valorizzazione degli archivi e delle biblioteche e per storia dell'arte c'è la laurea in storia e critica d'arte. In questo modo, alla fine, diciamo, di questo percorso di 3 più 2, si è perfettamente in grado di poter accedere al mondo delle professioni e in particolare quello degli archeologi, degli archivisti e dei bibliotecari e quello degli storici dell'arte. Il settore dell'archeologia e delle culture antiche prevede una serie di attività chiaramente sia in aula, sia nei laboratori, sia in esterna, cioè musei e parchi archeologici. È un percorso questo dell'archeologia che si può poi proseguire anche dopo la laurea magistrale con la scuola di specializzazione che è professionalizzante e con eventualmente il dottorato di ricerca, sia la scuola sia il dottorato sono attivi presso il dipartimento, per cui da questo punto di vista si può, come dire, completare la formazione a tutti i livelli. La laurea magistrale in gestione e valorizzazione degli archivi e delle biblioteche ovviamente prepara delle figure professionali che poi opereranno nel mondo della gestione di questo patrimonio e allo stesso modo la laurea magistrale in storia e critica d'arte prepara i futuri storici dell'arte. A me preme in particolare soffermarmi sugli sbocchi professionali di queste lauree, perché anche qui c'è da sfatare forse un piccolo luogo comune, cioè oggi, come molti, come tutti credo sapranno, la gestione dei beni culturali non è un compito svolto soltanto dallo Stato, ma è in parte affidato anche ai privati. E quindi gli sbocchi sono sia nelle strutture ministeriali, cioè i musei, le biblioteche, i parchi archeologici, gli archivi statali, sia nelle strutture private. E oggi il settore privato che gestisce i beni culturali è un settore sempre in continua evoluzione, non solo per la gestione e la valorizzazione, ma anche per l'organizzazione di tante iniziative volte alla fruizione di questo patrimonio. E quindi gli sbocchi possono essere tantissimi, sia nel pubblico sia nel privato. Gli archeologi possono operare appunto sia nelle strutture ministeriali sia in strutture private, come archeologi ma anche come esperti e consulenti per editoria, per allestimenti museali, per mostre, per eventi o comunque per tutte quelle attività che si svolgono nei musei. Quindi l'archeologo non è solo colui che scava, ma è anche colui che studia, che comunica, che contribuisce alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio. La stessa cosa
cosa vale per le figure degli archivisti e dei bibliotecari. Anche queste sono figure che tra l'altro oggi si stanno evolvendo, perché oggi la gestione dei documenti scritti, quindi archivi e biblioteche, trova, diciamo, un supporto imprescindibile nel web, nel multimediale, per cui c'è tutto il settore digitale che riguarda la gestione appunto di questo patrimonio archivistico e bibliotecario, e proprio da quest'anno questa laurea magistrale ha subito appunto delle modifiche in questo senso, cioè è sempre più aperta tutto ciò che riguarda le risorse digitali. Anche per quanto riguarda gli storici dell'arte, è un settore che prevede non soltanto l'attività nei musei statali, ma anche in questo caso possono essere conservatori di musei o esperti per le case d'arte, per esempio, oppure è una laurea che dà anche sbocco per l'insegnamento, per esempio, per l'insegnamento della storia dell'arte, ma anche per tutto ciò che riguarda gli allestimenti museali, le mostre e gli eventi culturali in generale. Come diceva prima il collega De Filippis, quest'anno i nostri corsi sono di solito a numero programmato, quindi con un test che quest'anno, data la situazione eccezionale che stiamo vivendo, è stato, diciamo, sospeso. Per quest'anno non ci sarà il test, quindi i ragazzi potranno iscriversi direttamente. Ci sarà un test valutativo che si farà dopo l'iscrizione, che prevede però delle domande di cultura generale sull'ambito di logica e di cultura generale sull'ambito della storia, la storia dell'arte, la geografia, la letteratura, ma sono domande di cultura generale alle quali, insomma, si può rispondere tranquillamente dopo aver affrontato i normali programmi delle scuole superiori. Ecco, non ci sono grosse difficoltà in questo senso. E niente, io credo di aver detto le cose essenziali e magari diamo spazio poi eventualmente alle domande dei ragazzi. Grazie. Grazie professore Vecchio. Ecco, bene soffermarsi su questa slide, perché alcune domande riguardano proprio gli sbocchi occupazionali di un laureato in scienze dei beni culturali. E ecco, professore, soprattutto ne approfitto della sua presenza, soprattutto per una riflessione da parte sua su questo momento storico e sulla funzione dei beni culturali a partire, ecco, da questo momento storico. Ecco, per esempio, questa esperienza che stiamo vivendo e che ci auguriamo possa finire quanto prima ci ha fatto capire che, per esempio, tutto il settore della fruizione sul web dei nostri beni culturali è un settore che ha bisogno ancora di un grande sviluppo. È vero che negli ultimi anni si è fatto molto in questa direzione, però è anche vero che è un settore che l'abbiamo scoperto proprio in queste settimane e necessita di uno sviluppo ulteriore. Quindi credo che una delle direzioni nelle quali si andrà negli anni successivi sarà sicuramente quella della fruizione del patrimonio anche nella sua dimensione digitale, diciamo così. E poi credo che poter tornare in archivi, biblioteche, musei, parchi archeologici, credo che sarà una cosa fondamentale per questo famoso momento di ripresa, non solo perché, diciamo, è un'attività che ci sta tutti quanti molto a cuore, ma anche perché è un modo per scoprire il nostro patrimonio e quindi la nostra identità anche storica e culturale, quindi sarà sicuramente un aspetto fondamentale che affronteremo nelle prossime... Quindi... Si prospettano, se vogliamo, anche proprio nuovi profili professionali, non solo per valorizzare la fruizione live dei beni culturali, che insomma quella tradizionale che deve rimanere tale, ma anche per valorizzare una fruizione digitale che possa accompagnare, ecco, il mondo dell'arte. Certo, possiamo immaginare con fruizione in digitale anche tutto ciò che normalmente non è fruibile dal vivo. Per esempio, tutti i musei sono ricchissimi di depositi, ma i depositi, tra rarissime eccezioni, non sono per esempio accessibili. Quindi si possono immaginare visite virtuali anche a tutte quelle realtà che per motivi pratici e organizzativi normalmente non sono accessibili, o approfondimenti tematici, per esempio. Oppure pensiamo alle mostre: spesso si chiude la mostra, finisce un grande evento che invece può avere quello che si sta facendo adesso con la mostra di Raffaello, perché purtroppo non c'è stato il tempo di poterla fruire.
E invece tutto ciò può lasciare traccia poi in un formato digitale che potrà essere continuare, di cui si può continuare a fruire poi successivamente, no? Anche nelle forme degli approfondimenti, per esempio. Pensiamo a quanto può essere importante tutto ciò anche per la didattica, no? Non solo per la fruizione dei beni culturali da parte di tutti, ma anche in chiave poi didattica, credo possa essere fondamentale poterne usufruire. Bene, bene, quindi ecco ai nostri studenti che appunto ci interrogavano circa i profili professionali innovativi legati al mondo delle scienze e dei beni culturali, ecco per loro ci sono delle felici risposte, dei felici riscontri, soprattutto in questo momento storico. Grazie al professore Vecchio, si trattenga per favore nella chat per rispondere alle domande in arrivo e la parola alla professoressa Anna Maria Sapienza per la presentazione del corso di laurea in discipline delle arti visive, della musica e dello spettacolo. Buon pomeriggio professoressa. Grazie, grazie, mi unisco ai ringraziamenti dei miei colleghi per questa quanto mai opportuna organizzazione di orientamento a distanza ma sicuramente vicina e sempre più vicina agli studenti. Io sono convinta dall'esperienza che ho fatto con la didattica a distanza che gli studenti si siano mostrati veramente grati. Non immaginavo una partecipazione quasi più intensa che dal vivo, forse perché hanno apprezzato la vicinanza e diciamo la motivazione ecco, che l'università ha saputo dare. Procedo a condividere lo schermo. Sì, prego. Ecco, il corso di studi del DAVIMUS, acronimo di arti visive, della musica e dello spettacolo, solitamente ad ingresso programmato, quest'anno ad ingresso libero, si occupa di formare gli studenti mediante le discipline che riguardano lo spettacolo in tutte le sue principali declinazioni. L'obiettivo è quello di fornire delle competenze essenzialmente storiche, teoriche e metodologiche nei settori del teatro, del cinema, della musica, della danza, delle arti figurative, senza però tralasciare, questo è un dato importante sul quale è necessario porre l'attenzione, gli aspetti legati all'organizzazione, alla produzione degli eventi, al marketing culturale dei prodotti legati allo spettacolo. Per questa ragione anche nel nostro corso di studi, come ha inizialmente enunciato il professor De Filippis, si rendono indispensabili delle competenze di lingua straniera e delle competenze di base di tipo informatico, necessarie per la lettura, ma anche per la proprio strutturazione, decodificazione e comunicazione dei prodotti artistici ormai sempre più legati alla multimedialità. Nella necessaria precisazione che il DAVIMUS non forma professionalità dello spettacolo, non formiamo attori, non formiamo artisti di nessun tipo, lo scopo è quello semmai di aprire un orizzonte culturale sull'articolato mondo dello spettacolo, indagando da un lato gli aspetti storici, teorici, artistici e dall'altro i meccanismi che compongono la realizzazione di questi prodotti, che lo rendono comunicabile e che lo rendono appunto anche diciamo fermo e immortale nel tempo. Questo è un dato interessante, un dato sul quale noi ci teniamo moltissimo, perché questa è un'epoca nella quale la nozione di spettacolo è un po' alterata, c'è un'idea diciamo falsa di spettacolo che è quella dei talent show, quella dei reality. Lo spettacolo è ben altra cosa, lo spettacolo è qualcosa di complicato, con un ossimoro potrei dire lo spettacolo è una cosa seria, è qualcosa che ha radici antichissime e che con il tempo si compone, si perfeziona, si evolve in altri tipi di forme. Il percorso si integra con una serie di attività che sono diverse anno per anno, che comprendono qualcosa di più pratico, come laboratori teorico-pratici con autori, artisti, critici, con delle rassegne e percorsi tematici o delle prove aperte e dei workshop. Le immagini che vedete infatti si riferiscono a delle esperienze che abbiamo compiuto nel campus. La prima a sinistra è un'esperienza di un laboratorio di 3-4 giorni su Teatro nelle carceri, formatori di educatori professionali nelle carceri, e invece l'immagine con il personaggio con la faccia imbiancata è una prova aperta che è stata svolta proprio quest'anno, un laboratorio su Beckett, su un testo da Beckett, al quale gli studenti hanno potuto assistere, hanno visto come si struttura, come si forma e come
progressivamente nasce uno spettacolo. Ovviamente anche per il Davimus è necessario un percorso di tirocinio formativo per il conseguimento del titolo che si prefigura quanto mai necessario, perché il primo contatto con il mondo del lavoro, un contatto che diciamo viene amministrato attraverso le strutture convenzionate con il DISPAC, che sono teatri, che sono radio, che sono le emittenti televisive, i musei, però diciamo in una accezione diversa da quella della, diciamo, della storia dell'arte, insomma con tutta una serie di professionalità, il primo contatto con tutta una serie di professionalità che possono in qualche modo anche indirizzare lo studente. In linea ideale, il corso triennale in discipline arti visive, musiche dello spettacolo si completa con una magistrale in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, cioè un percorso all'interno del quale, oltre agli approfondimenti delle materie di base, quindi del teatro, della musica, eccetera, sono previsti degli sguardi specifici rivolti al settore degli audiovisivi, della multimedialità, in senso generale e in senso anche, diciamo, sociologico. Anche in questo caso è previsto un percorso di tirocinio che offre, appunto, che sviluppa ancora meglio il contatto con un'attività che per sua natura si presenta come pratica. Le figure professionali che appartengono a questo settore sono delle figure professionali molteplici e non sempre note ai più, in quanto rappresentano delle presenze nascoste dello spettacolo, rappresentano quelle professionalità fondamentali nella creazione, nell'organizzazione, nella diffusione dello spettacolo, e quindi responsabili e curatori di archivi, addetti agli uffici stampa, organizzatori culturali, specialisti nelle relazioni con il pubblico, nel costruire gli eventi, oppure figure che stanno nella filiera di una trasmissione televisiva. Siamo abituati a guardare i prodotti dello spettacolo, sia del teatro, sia della televisione e del cinema, senza porci il problema di quali possono essere tutte le tappe e di qual è la filiera, quale sia la filiera che sta dietro questo prodotto, e molto spesso nasconde delle competenze necessarie che i nostri corsi di studio intendono dare. Fermo restando la possibilità poi di inventare delle professioni, a volte i nostri studenti ci hanno sorpreso perché rispetto a delle professionalità già esistenti sono riusciti a inventare e sviluppare delle altre figure professionali. Questo perché? Perché il mondo dello spettacolo è un mondo che cambia per sua natura continuamente i suoi statuti, e quindi è come se in qualche modo con queste dotazioni di base poi lo studente riesce, oppure insomma noi proviamo a dargli questa forza, a inventare e adattare questa professionalità al mondo che cambia. Volendo adesso diciamo concludere un po' anche il discorso sull'offerta del DISPAC, ci tenevamo a sottolineare che il DISPAC propone anche dei percorsi di eccellenza, cioè dei percorsi per studenti meritevoli che sono in corso con gli esami, hanno una media almeno del 27, che offrono ulteriori competenze certificate professionali, come il caso del corso di social media marketing, che fornisce degli strumenti per gestire al meglio l'organizzazione e la comunicazione dei fenomeni e degli eventi legati al mondo dei beni culturali. Inoltre anche il DISPAC ovviamente incentiva moltissimo la formazione all'estero, quindi attraverso l'Erasmus Plus, con l'opportunità di trascorrere un periodo di studi presso le università con le quali nel tempo ha stabilito numerosi rapporti, e c'è un contributo di base che è di 500 euro con ulteriori incentivi che volta per volta insomma, possono essere prevedibili e possono realizzarsi. Infine, il DISPAC prevede anche di completare il suo arco di formazione anche con una formazione post laurea magistrale attraverso tre vettori: la scuola di specializzazione in beni culturali, il dottorato in metodi e metodologie della ricerca archeologica e storico-artistica
e il dottorato in ricerche e studi sull'antichità, il medioevo e l'umanesimo. Sono tre percorsi che inglobano tutte le anime del DISPAC, da quella filosofica a quella dello spettacolo, a quella archeologica, a quella archivistica, insomma proprio per offrire sempre di più la possibilità di una formazione completa, che ha per oggetto sicuramente il patrimonio culturale, ma in un'accezione che più che mai noi ci teniamo sia aperta, dinamica, sia nei contenuti che nelle forme. Per quello che riguarda qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, sulla pagina del nostro dipartimento, sulle pagine web dei corsi di studio, sono indicati tutti i referenti ai quali gli studenti possono tranquillamente rivolgersi. Bene, bene, grazie professoressa anche ecco per la sua sintesi che comunque le ha permesso di presentare in completezza tutti i contenuti del corso d'Avemus. Ecco, c'è una studentessa che ci chiede quindi se il talk sarà online e quindi sì. Per quest'anno sì, i talk si terranno tutti non in presenza, tutti a distanza. C'è chi ci chiede ancora le date dei bandi per il talk d'Avemus e quindi... Allora ci tengo a precisare sì, che d'Avemus sì, non è un talk, non è proprio un talk, perché non ci rivolgeremo alla, diciamo, all'agenzia, per cui sarà un test che verrà costruito all'interno. Sarà online, però appunto il periodo è all'interno del primo semestre, con sicuramente l'attenzione di garantire eventualmente lo svolgimento degli OFA, quindi per eventuali carenze, eventuali debiti formativi prima dello svolgimento sostenere gli esami, per capirci. Bene, il liceo Pascale di Sant'Antonio Abate ci saluta e ci chiedono ecco che tipo di percorsi Erasmus e di percorsi di tirocinio sono previsti per gli studenti di Avemus. Allora, i percorsi di tirocinio sono molteplici perché le convenzioni sono state stipulate sia con i teatri, sia con compagnie teatrali, sia con orchestre, oppure con gallerie d'arte, insomma tutto quello che ha a che fare con gli studi inerenti e che sono, diciamo, compresi all'interno dell'offerta formativa, ci sono delle corrispondenti strutture di riferimento dove poter svolgere i tirocini, questo è sicuro. Perfetto, benissimo, ok. Continuano ad arrivare domande e allora io chiedo cortesemente alla professoressa Sapienza di rimanere in chat pubblica con noi così da poter rispondere direttamente. Grazie ancora. Ecco, ci chiedono per esempio, c'è Marco Rosario che ci chiedono se ci sono delle prove degli anni precedenti da poter consultare per poi partecipare al test del Davimus. Ricordiamo, come ci ha sottolineato la professoressa Sapienza, che questo test non rientra tra i talk offerti dal consorzio CISIA, bensì sarà confezionato ad hoc dall'Ateneo, in particolare dal DISPAC, per gli studenti, i futuri studenti che vorranno accedere al Davimus. Quindi questo vuol dire che... Sì, ma per gli studenti ai quali viene data immediatamente la possibilità di iscriversi, quindi è una verifica successiva, per cui ci tengo a precisare che l'accesso è libero, quindi è una fase, diciamo, valutativa postuma, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Benissimo, quindi iscrizione e poi è così, si partecipa al test. Va così. Per quest'anno va così, va bene. Ok, grazie professoressa Sapienza, grazie. Continuiamo e cambiamo ecco area del sapere in questo orientamento ecco collettivo che stiamo dedicando ai corsi di studio dell'Ateneo. Cambiamo anche colore dell'edificio che contrassegna appunto il dipartimento che andiamo a presentare, perché andiamo al dipartimento di fisica con la professoressa Roberta Citro. Buon pomeriggio professoressa. Buon pomeriggio. A lei la parola, grazie, per presentare fisica. Grazie, ringrazio innanzitutto la professoressa Malandrino, il CAUT e tutto lo staff tecnico per l'opportunità di presentare i corsi di laurea in fisica, e a noi fa sempre piacere stare accanto agli studenti e rispondere a tutte le loro domande. Ecco, metto in condivisione lo schermo e innanzitutto mi fa piacere iniziare questa presentazione con due frasi di due celebri fisici. Una è una frase di Albert Einstein: la gioia nell'osservare e nel comprendere il dono più bello della natura,
e l'altra una frase di Marie Curie: niente nella vita va temuto, deve essere solamente compreso, ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno. La prima frase, diciamo, innanzitutto riflette, se vogliamo, la vita di un fisico e anche la professione del fisico, perché il fisico prova gioia nell'osservare, ma soprattutto nel comprendere. La seconda frase: non c'è niente di più attuale di questa frase, ma mi serve come spunto innanzitutto per ricordare che la fisica è anche per le donne, perché solitamente il lavoro del fisico viene sempre associato ad una figura maschile, ma vorrei ricordare anche le figure femminili che hanno addirittura avuto il Nobel. Allora, detto questo, che cos'è lo studio della fisica? La fisica insegna ad interrogare la natura, a interpretarla e codificarne il comportamento attraverso delle leggi aventi un'opportuna formulazione matematica. Gli studi della fisica però non riguardano soltanto gli aspetti teorici, ecco, non dobbiamo pensare soltanto ad Einstein, ma anche aspetti pratici applicativi con l'ideazione e realizzazione di nuovi strumenti e anche di nuove tecnologie che sono solitamente pensate all'appannaggio soltanto degli ingegneri. È anche vero però che la complessità della fisica richiede molto impegno, passione e soprattutto curiosità. Che cosa si impara studiando fisica? Sicuramente si acquisisce padronanza del metodo scientifico, quindi i fenomeni vengono descritti mediante misure, analizzando poi i dati sperimentali, confrontandoli con quanto previsto dalla teoria. Però oltre alle conoscenze tecniche, lo studio della fisica trasmette un'attitudine al ragionamento, al cosiddetto problem solving, che è molto richiesto dalle aziende e anche dagli enti di ricerca. Inoltre le metodologie acquisite possono essere applicate in campi anche molto diversi da quelli della fisica, ci tengo a sottolineare questo aspetto perché molti dei fisici sono anche impiegati in settori bancari o in quello della finanza e come aspetto, diciamo, non trascurabile, oltre alla capacità di utilizzare strumenti matematici, si acquisisce esperienza nell'uso dell'inglese in forma orale, in forma scritta, in quest'ambito specifico di competenza. Ora passiamo alla presentazione dei corsi di laurea. Il corso di laurea in fisica ha una laurea triennale, abbiamo una laurea magistrale, ovviamente gli studi possono seguire con un dottorato. Come si accede al corso di laurea triennale? Lo studente deve obbligatoriamente partecipare a un test valutativo e non selettivo, il cosiddetto TOLC-S. È possibile effettuare il test in più date nei mesi di giugno, luglio, settembre. In particolare il primo test avverrà il 3 e l'8 giugno con modalità TOLC a casa. Quindi questo verrà fatto esclusivamente a distanza. Ovviamente tutti i dettagli li potete trovare a questo indirizzo. L'esito del test ovviamente può essere duplice e quando il punteggio del TOLC è superiore a un valore di soglia fissato, l'immatricolazione può avvenire immediatamente. Se il punteggio del TOLC è uguale o inferiore a un valore di soglia, allora si ha l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi e questi OFA possono essere assolti frequentando un corso di recupero a settembre e superando il relativo test. Ovviamente in caso di insuccesso della prima volta del test, questo può essere ripetuto a dicembre oppure ad aprile. Ovviamente gli OFA vanno per forza assolti, altrimenti questo comporta l'impossibilità di sostenere gli esami. Il corso di laurea in fisica triennale fornisce un'approfondita conoscenza della fisica classica, dell'elettromagnetismo e offre una buona introduzione alla fisica moderna, quindi unitamente alle competenze accessorie ma necessarie, matematica, chimica, informatica. Accanto allo studio teorico sono previste tante attività di laboratorio in cui vengono realizzati esperimenti che sono direttamente collegati ai concetti e modelli teorici. Infatti questa è la struttura, se volete, dei corsi del primo, secondo e terzo anno e vedete che primo e secondo anno prevedono essenzialmente gli esami di analisi matematica e di fisica generale, c'è tanto laboratorio. Il terzo anno invece è più orientato all'introduzione alla fisica moderna, quindi c'è la fisica teorica, fisica della materia, fisica nucleare e subnucleare. C'è un'ampia scelta di esami a scelta, quindi abbiamo due esami a scelta che vanno
in tantissimi ambiti, quindi spaziano dall'astronomia alla fisica biomedica, alla fisica terrestre, all'introduzione della fisica dello stato solido, anche alla fisica dei beni culturali e ai metodi sperimentali di fisica nucleare e subnucleare, laboratorio di magnetismo, quindi abbiamo veramente, veramente un'ampia scelta. Per quanto riguarda invece il corso di laurea in fisica magistrale, questa avvia lo studente essenzialmente al mondo del lavoro in stretto contatto con aziende ed enti di ricerca nazionale ed internazionali in vari ambiti. Quindi gli ambiti che noi abbiamo attualmente accesi sono i seguenti: astrofisica, fisica dei materiali, dispositivi innovativi e nanotecnologia, fisica sperimentale delle alte energie, fisica teorica della materia, fisica teorica delle interazioni fondamentali, geofisica e fisica dell'ambiente, meccanica statistica, complessità, applicazioni interdisciplinari. Col lavoro finale di tesi si partecipa a pieno titolo all'attività di ricerca di un gruppo, quindi le attività possono essere semplicemente di carattere teorico e numerico oppure possono essere attività di tipo sperimentale realizzate in un laboratorio interno ma anche laboratorio esterno. Infatti colgo questa occasione per dire che numerose non sono le attività di ricerca che si fanno nel Dipartimento, si svolgono nel Dipartimento di Fisica Edoardo Caglianiello, e in particolare in ambito fisico, in fisica nucleare, subnucleare, in fisica della materia, in fisica statistica, teoria dei campi e geofisica. E mi preme dire che abbiamo numerosi laboratori, ma il laboratorio più importante è questo laboratorio NAFAS ITOR, che svolge dei test su cavi superconduttori di altissima potenza e di magneti superconduttori per acceleratori di particelle. Mi preme anche dire che nell'ambito della ricerca in geofisica il Dipartimento è tra i primi posti in Italia per nella qualità, diciamo, della ricerca. Il Dipartimento partecipa a tanti grandi esperimenti in ambito fisica delle particelle, per esempio all'esperimento Alice al CERN di Ginevra e anche ad altri esperimenti sulla scoperta di neutrini. E il Dipartimento ospita il più grande osservatorio astronomico presente all'interno di un campus universitario, quindi questa è una grande opportunità per gli studenti, e organizza annualmente molte attività, diciamo, rivolte agli studenti ma anche rivolte ai docenti. Infine, nel Dipartimento è operativa un'unità del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma abbiamo anche ricercatori che appartengono all'Istituto di Fisica Nucleare INFN, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questo per dire che è possibile svolgere delle tesi in collaborazione direttamente con questi enti di ricerca. Gli sbocchi professionali, essenzialmente, diciamo, il maggiore sbocco professionale è nell'ambito della ricerca in università ma anche in enti di ricerca pubblica e nei centri di ricerca privati. Ovviamente c'è l'insegnamento e un altro ambito di ricerca nel controllo di qualità, prevenzione e sicurezza. Qui ci sono alcune delle figure degli esperti, diciamo, che alcune figure che ovviamente possono trovare impiego con una laurea triennale in fisica, per esempio esperto nella progettazione di dispositivi, di apparecchiature diagnostiche, un esperto qualificato in radioprotezione per il controllo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito sanitario, in ambito ambientale, esperto di misurazione e elaborazione dati. E poi, insomma, seguire altri esperti specializzati. Molti dei nostri laureati, per esempio, lavorano in industria aerospaziale, nell'industria ottica oppure in comunicazione satellitare. Questo è l'indagine, diciamo, di Alma Laurea, che mostra che già al primo anno i laureati in fisica all'88%, diciamo, sono impiegati in media, se vogliamo, con tutti quanti gli altri corsi di laurea scientifici. Molta anche l'attività che facciamo nell'ambito internazionale, diciamo, per questo si possono trovare informazioni, diciamo, presso questo sito, e tutte le altre informazioni, diciamo, relativamente al corso di laurea possono essere trovate a questo sito internet. Grazie. Benissimo, benissimo, grazie, grazie professoressa. C'è Alessandra che ci chiede: avendo sostenuto il TOLC-E, è comunque possibile iscriversi a fisica?
In realtà noi prevediamo un talk S e purtroppo non sono compatibili, nel senso che la scelta delle domande, diciamo la classificazione se vogliamo delle domande, è totalmente diverso. Per esempio noi nel talk S prevediamo 10 domande soltanto relative a fisica, e quindi c'è uno sbilanciamento se vogliamo delle domande nell'ambito fisica in un talk rispetto all'altro, quindi necessariamente va sostenuto questo talk S. Quindi per gli studenti interessati a fisica mi raccomando iscrizione e partecipazione al talk S. Sì. Ecco, ci sono studenti che ci chiedono ulteriori chiarimenti sulle modalità di accesso, lo svolgimento del test, così come l'immatricolazione, e allora professoressa le chiedo la cortesia di trattenersi con noi nella chat dedicata al fine di rispondere appunto ai loro quesiti e di soddisfare queste esigenze informative. Va benissimo, grazie. Grazie, grazie professoressa. Bene, procediamo. Siamo abbastanza nei tempi con la nostra scaletta, quindi ecco, col piacere anche della nostra regia, procediamo con un'altra area del sapere del nostro Ateneo. Passiamo ecco all'ambito di scienze politiche della comunicazione con la presentazione dell'omonimo dipartimento a cura del professore Salvatore Vigliar. Buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio Cristina, buon pomeriggio a tutti. Anche da parte mia un ringraziamento al direttore del CAUT, alla professoressa Malandrino, e a tutti i colleghi che mi hanno preceduto, oltre che allo staff tecnico che ci supporta. Devo dire la verità, se tornassi indietro mi iscriverei a tutti i corsi di laurea che hanno presentato, però ci vorrebbero troppe vite, quindi ne sceglierei almeno 2 o 3 che sono tutti molto interessanti. A me tocca chiudere, mi sembra, questa giornata di presentazione, sì, sì, di orientamento, e prometto di restare nei tempi. Io sono Salvatore Vigliar, sono un giurista, docente di diritto di internet e diritto dei marchi, brevetti e pubblicità al Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione, e delegato all'orientamento del Dipartimento. E presenterò insieme a questo punto, in modo da non sforare eccessivamente con i tempi, i 2 corsi di laurea triennali e i 2 magistrali che caratterizzano l'offerta formativa del nostro Dipartimento. Il nostro dipartimento che ha a che fare con la comunicazione innovativa e digitale, che è quella che ci sta per esempio permettendo oggi di svolgere questo evento online, e che mai come in questo periodo di Covid e di quarantene e distanziamento sociali ha svolto un ruolo suppletivo di quelli che sono i modelli di comunicazione classici, diciamo così, che hanno caratterizzato, che caratterizzano il vivere sociale. Quindi un argomento molto attuale che mi dà la possibilità di calarlo anche nella realtà difficile che stiamo vivendo. Il nostro dipartimento ha 2 anime, 2 aree: una appunto è scienze della comunicazione, l'altra è scienze politiche e delle relazioni internazionali. 2 anime che non sono però autonome fra di loro, ma molto spesso si integrano per dei saperi e delle conoscenze che sono appunto trasversali e complementari fra di loro. Inizierei con una breve proiezione di un video che in quanto comunicatori abbiamo realizzato per cercare di presentare ai ragazzi un po' queste 2 anime diverse, con alcuni punti salienti che poi mi riservo nei 10 minuti successivi di approfondire. Chiedo quindi al tecnico che mi sta supportando, al dottore Bocciolo, di far partire il video. Mi sembra che non ci sia, che ci sia qualche problema tecnico, perché non lo vedo. Me lo confermate? Eccoci, ci siamo. Eccoci. Ci siamo. Thank you.
siamo sul palco dell'Ateneo dell'Università di Salerno, siamo qui a Fisciano, sono molto molto orgoglioso, tra poco parlerò della mia esperienza ai ragazzi. Eccoci, allora erano giusto 3 minuti di pillole di alcune attività che abbiamo realizzato e delle veloci, diciamo, descrizioni delle nostre offerte formative. Scienze della comunicazione si compone di due corsi di laurea, uno triennale appunto in scienze della comunicazione ed uno invece magistrale di corporate communication e media, che sono due corsi di laurea che soprattutto se messi a sistema creano professionalità di elevato livello nel settore della comunicazione digitale, ma non solo. Gli sbocchi professionali sono sostanzialmente quelli di comunicatori pubblici, per quanto riguarda appunto tutte quante le strategie di comunicazione di enti pubblici o di grandi aziende partecipate, e di esperti di comunicazione nel mondo invece delle aziende private. Quando parliamo di comunicazione parliamo di un tema assolutamente ampio e trasversale. Noi stiamo cercando di concentrarci su quella che è l'attualità dei profili del comunicatore. Viviamo in un mondo di comunicazione digitale, di piattaforme social, di nuove professionalità che nascono nell'ambito di queste realtà e attorno a queste realtà, che molto spesso però necessitano di competenze importanti, approfondite e trasversali, perché appunto gestiscono strumenti di comunicazione che contribuiscono anche alla crescita sociale oltre che economica dei diversi paesi e diversi ambiti. E per questo l'offerta formativa prevede tematiche che vanno appunto dal diritto della comunicazione digitale, privacy e problematiche legate al trattamento delle immagini e dei contenuti, alla linguistica computazionale, alla semiotica, alla psicologia neurocognitiva, a tutte le questioni di marketing e di pubblicità, alle problematiche legate al big data, alla profilazione degli utenti, piuttosto che alla registrazione dei marchi e dei brevetti. Quindi un percorso, ripeto, eterogeneo e trasversale, che tende ad abbracciare i vari ambiti in cui oggi ci si trova ad affrontare le professioni legate alla comunicazione. L'altra anima, che è quella invece di scienze politiche e relazioni internazionali, si compone di due corsi, uno triennale, scienze politiche e relazioni internazionali appunto, e uno invece magistrale, politiche territoriali e cooperazione internazionale. Anche qui, come dicevo prima, vedo grande attualità anche per gli sbocchi professionali, non solo per la crescente interazione in ambito internazionale di scelte che sono politiche, che sono economiche e che sono appunto di crescita anche sociale, di evoluzione o di involuzione sociale, ma anche per quanto riguarda tutte le carriere legate al mondo diplomatico, all'Unione Europea e a tutte i vari ambiti in cui l'Unione Europea interviene nelle scelte che riguardano i diversi paesi, e quindi riuscire a governare processi internazionali che poi ricadono e impattano immediatamente in maniera diretta anche negli ambiti locali e nelle dinamiche appunto dei nostri territori è mai come oggi di particolare rilevanza. Nel video avete visto anche alcune attività
diciamo più sembrano ludiche che abbiamo organizzato. In realtà, questo la dottoressa Pastore lo sa bene perché ha partecipato anche lei attivamente nella promozione di questi eventi e nella gestione di queste attività. Abbiamo cercato di organizzare con dei testimonial in un ciclo che si chiama Polycom Meets, dei testimonial di alcuni ambiti. Rocco Ante era lì per la musica, abbiamo avuto Alessio Boni per quanto riguarda invece cinema e teatro. Alcuni momenti di riflessione su come certe dinamiche, certi mondi molto attuali che magari i ragazzi conoscono come utenti di internet ma non come professionisti, richiedono appunto dietro le quinte, in back office, delle professionalità importanti. Cambiato il mondo della distribuzione musicale, cambiato il mondo del diritto d'autore, le piattaforme digitali di distribuzione della musica come Spotify o altre hanno cambiato tutte quante le dinamiche appunto di promozione, di distribuzione, di business del mondo, per esempio, musicale. Così come la comunicazione digitale spesso interviene modificando quelli che sono i processi di comunicazione non verbale, cioè i processi di comunicazione del corpo legati al teatro, al mondo del teatro, al mondo del cinema e dello spettacolo in generale. Qui mi ricollego anche a alcuni ambiti toccati da chi mi ha preceduto del DISPAC. E ovviamente questo, se non è conosciuto, parlo ad esempio del social media management, del mondo degli influencer, che noi vediamo come molto spesso come fenomeno superficiale, ma che invece all'interno e dietro ha delle professionalità molto elevate che muovono business che sono importanti. E quindi abbiamo cercato con dei testimonial di approfondire questi ambiti e dare ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato anche cognizione di quella che è la formazione necessaria per gestire in maniera professionale questi ambiti. Abbiamo altri eventi da fare, purtroppo il Covid-19 tra l'altro ha interrotto un percorso che avevamo iniziato e che contiamo di riprendere quanto prima. Quindi questi, diciamo, un po' gli ambiti in cui noi ci muoviamo per quanto riguarda scienze della comunicazione, scienze politiche e relazioni internazionali. Per quanto riguarda le procedure di accesso, ad eccezione del corso triennale scienze della comunicazione, che prevede dei test selettivi con numero programmato di massimo 200 studenti, scienze della invece politica e delle relazioni internazionali si accede con test valutativi che prevedono, laddove sono individuati i debiti formativi, l'obbligo di partecipare agli OFA, come già stato specificato dai colleghi che mi hanno preceduto. Volevo solo sottolineare che i test valutativi, che spesso sono visti male, diciamo così, da chi viene dal mondo della scuola all'inizio del loro percorso, servono anche a dare a noi docenti la possibilità di conoscere qual è il target cui ci riferiamo, cioè qual è la preparazione di base del nostro studente, e poter tarare meglio anche non solo il nostro linguaggio ma anche i contenuti dei nostri corsi. Questo è il quadro. Benissimo, benissimo. Professore, intanto? Domande. Sì, allora c'è chi ci chiede, una studentessa vorrebbe, ecco, una maggiore focalizzazione sugli sbocchi lavorativi futuri per i laureati in scienze della comunicazione. Allora, per la laurea in scienze della comunicazione, diciamo, premettendo che la comunicazione è un ambito molto ampio, abbiamo diversi sbocchi occupazionali. C'è quello classico conosciuto del giornalismo, noi abbiamo tra i nostri laboratori anche la scuola di giornalismo che appunto interna al nostro dipartimento e che prepara futuri giornalisti, ma questo è un ambito per quanto rilevante e importante per il ruolo sociale che ha il giornalismo e non solo, però non è l'unico sbocco occupazionale. Molto spesso di scrivere scienza della comunicazione pensando solo al giornalismo. Gli enti pubblici oggi hanno l'obbligo, oltre che la necessità, di porre in essere strategie di comunicazione pubbliche e istituzionali di servizio al cittadino, e nell'ambito della pubblica amministrazione la ricerca di comunicatori che intervengono nei processi di comunicazione previsti oltretutto normativamente al momento dal 250 del 2000 sono rilevanti. Quindi quello è un ambito importante, il comunicatore pubblico barra istituzionale.
Poi c'è tutto un ambito che riguarda invece i servizi di comunicazione alle aziende e al privato, quindi le società che si occupano di digital marketing, ma non solo di digital, di marketing, digital marketing, di piani di comunicazione legati a startup, a società già esistenti o società come dire, anche di elevate dimensioni. E poi quindi esterni, servizi esterni, e poi sono invece i servizi interni delle società che hanno bisogno di esperti che gestiscano, ad esempio, i loro profili social, che oggi sono importanti per quanto riguarda la comunicazione aziendale, o i piani di comunicazione ordinari, o la realizzazione di piani di marketing e di pubblicità. Quindi, diciamo, ne ho detti solo alcuni, ma sono quelli fondamentali che, devo dire, solo una piccola parentesi, la laurea in scienze della comunicazione, che in una fase storica è stata vista come una fucina di disoccupati, e parlo prima del web 2.0, cioè prima che esplodessero le piattaforme digitali, e quindi una comunicazione trasversale che dia all'utente un ruolo fondamentale nella circolazione dei dati e delle informazioni. Io ricordo un'affermazione di Prodi, mentre io ero un giovane ricercatore che insegnava scienza della comunicazione in un altro ateneo, che disse che noi i nostri eravamo disoccupati. Invece oggi è tornata ad essere, già da qualche anno, uno dei corsi di laurea col maggior tasso di occupazione, percentuale di occupazione a 5 anni, quindi non solo ad un anno ma anche a 5 anni dalla laurea. Bene, professore, la nostra chat è invasa dalle domande. Quando si terranno i test per scienze politiche, i test per scienze della comunicazione? Le domande, ecco, sono queste, e poi gli sbocchi lavorativi anche per scienze politiche. Va benissimo, allora. Quando si terranno i test, quando si dovrebbero tenere i test, quando si tenevano i test è una risposta, e quando si terranno è un'altra. Nel senso che questa situazione ovviamente ha posto a noi tutti delle difficoltà organizzative rispetto a quello che è l'ordinario svolgimento dei nostri test. Normalmente i nostri test si svolgono o immediatamente prima o immediatamente dopo, di solito a settembre, ecco, facciamo così, mettiamo così, il mese di settembre. Speriamo che quest'anno ci sia la possibilità di svolgere i test nello stesso periodo e in modalità diciamo sostenibili per tutti, però questa è un'informazione che non mi sento ancora di dare con certezza, perché anche io non ne ho contezza certa, quindi non darei un'informazione sbagliata. Fermo restando che tutte le informazioni di questo tipo possono essere richieste dal nostro dipartimento tramite il sito e la mail informativa, oppure a me direttamente. Mi chiamo Salvatore Vigliar e la mia mail è svigliar@unisa.it, e risponderò in qualità di delegato a domande di questo tipo non appena avrò informazioni più certe. Per quanto riguarda invece scienze politiche, anche qui do una risposta che tocca alcuni ambiti ma non tutti. Delle realtà come le NGO, cioè le organizzazioni non governative, che oggi occupano nel mondo un ruolo importantissimo per quanto riguarda le dinamiche politiche ed economiche in diversi paesi, sono piattaforme di organizzazioni che, pur non essendo riconosciute da enti governativi, hanno un ruolo di lobbying importante. È uno degli ambiti, ad esempio, che assorbe laureati in scienze politiche delle relazioni internazionali, perché acquisiscono durante il loro periodo, la loro formazione, le competenze, le conoscenze necessarie per poter operare in quegli ambiti. C'è poi il mondo della diplomazia, come dicevo prima, per cui è necessaria la scienze politiche, e quindi concorsi diplomatici, ma oggi gli ambienti internazionali non prevedono come ruoli, appunto, di rappresentanza internazionale solo quello diplomatico classico, cioè il console o l'ambasciatore o il consigliere di ambasciata, ma ci sono una serie di ruoli presso gli uffici, le istituzioni comunitarie, ad esempio, e non solo, all'interno delle direzioni generali della Commissione europea, piuttosto che in tutte quante le strutture consultive dell'Unione europea, in cui c'è una forte richiesta di giovani formati, appunto, sulle relazioni internazionali e sugli ambiti internazionali. Oggi il mondo va visto in una accezione sempre più ampia da un punto di vista territoriale. Benissimo, sì.
e questo li rende particolarmente adatti a fare percorsi di questo tipo. Sì, professore, io la invito a trattenersi ancora qualche minuto per rispondere alle domande in chat che stanno arrivando per lei, però un'ultima domanda, ecco, ci tengo a sottoporgliela adesso in maniera live. Quali sono gli sbocchi lavorativi, ma soprattutto non tanto gli sbocchi lavorativi, ma le opportunità di stage per gli studenti di scienze della comunicazione con indirizzo media? Allora, noi abbiamo, sì, io poi non ho proiettato le slide, ho preferito, come dire, proiettare un video di 3 minuti e poi parlare un po' più liberamente, però questo era meglio specificato nelle slide che noi pure abbiamo e posso mettere anche a disposizione se ci sarà poi un luogo dove depositare documenti. Sì, assolutamente, sì. Per quanto riguarda gli stage tirocini, noi abbiamo una piattaforma di aziende presso cui è possibile fare tirocini curriculari ed extracurriculari, può dire molto ampia, sia società e aziende di comunicazione, ne abbiamo acquisita una da poco che è una società leader nel social media management per quanto riguarda il mondo degli influencer. Per quanto riguarda invece il mondo della comunicazione media, abbiamo all'interno di questa piattaforma, in cui è possibile appunto fare esperienze di questo tipo, diverse radio, abbiamo un contatto, diciamo, privilegiato anche con alcuni ambiti RAI, a cui i nostri studenti hanno fatto dei percorsi di tirocinio e stage come a fianco di autori RAI e oggi lavorano nel mondo, come diciamo, nel mondo dei testi e come autori e come coautori di programmi RAI molto conosciuti e di programmi radiofonici molto conosciuti. Non posso fare un elenco a voce, ma abbiamo nell'ambito di questa piattaforma di aziende e strutture presso cui fare tirocini un'ampia scelta. Benissimo, benissimo. Ti darò tutto il materiale necessario da poter consultare per i ragazzi che vogliono dettagli maggiori. Bene, allora io invito tutti gli studenti a scrivere a orientamento@unisa.it per poter ricevere il materiale appunto di cui ci parla il professore Vigliar, quindi le slide, tutte le informazioni sulle opportunità di stage, sugli sbocchi occupazionali dei diversi corsi di studio. C'è l'obbligo di frequenza per i corsi di studio in scienze della comunicazione e scienze politiche, professore, ci chiede uno studente? Allora, ci sono dei laboratori che prevedono l'obbligo di frequenza, ci sono dei corsi normalmente in cui non è obbligatoria la frequenza, no, diciamo, se, tranne alcune eccezioni di natura laboratoriale, non c'è questo obbligo di frequenza. Diciamo che è fortemente consigliata la frequenza perché il corso ha un suo senso, una sua utilità, per cui la frequenza permette un'interazione con i docenti e con i colleghi, ma questo vale per tutti, penso, i corsi che sono stati presentati, che ottimizza il percorso universitario dei ragazzi, ma no, non c'è un obbligo di frequenza vero e proprio. Benissimo, ok. Per chi chiede maggiori informazioni su quello che è il piano di studi per scienze politiche e relazioni internazionali, vi invito ovviamente a consultare il sito del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione. Lo trovate sul sito di Ateneo, quindi unisa.it, nella sezione Dipartimenti, cercate Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione e lì troverete anche l'elenco proprio delle materie da studiare. Ecco, come ci dice questo studente, per conoscere da vicino il mondo, ecco, delle scienze politiche. E per chi invece sogna una carriera politica come questa studentessa, ecco, questa studentessa ci chiede: bisogna continuare dopo la triennale? Allora, la formazione triennale è una formazione di base, per quanto qualificata il consiglio, si tratta sempre di consigli, e di fare un percorso poi specialistico magistrale subito dopo. La laurea triennale è una laurea di base che, per quanto abbia, ripeto, esprima già una sua qualità e dia già un titolo finito, però non permette un approfondimento di materie tali da essere poi competitivi, a mio parere, sul mercato del lavoro. Quindi sì, il consiglio è assolutamente: andate avanti e specializzatevi. Oggi il mondo del lavoro chiede specializzazioni.
Benissimo, grazie. Allora, io ringrazio tutti i docenti intervenuti questo pomeriggio. Prima di passare la parola alla professoressa Malandrino per i saluti doverosi di chiusura, vorrei salutare gli studenti dell'Istituto Don Lorenzo Milani di Gragnano, gli studenti del TASPO di TASSO di Salerno, gli studenti dell'Ernesto Pascal di Sant'Antonio Abate e ancora gli studenti dell'Istituto Fortunato di Eboli. Insomma, grazie per essere rimasti fino alla fine insieme a tutti gli altri istituti che erano collegati anche all'inizio del live. E vi ricordo che tutto il video di questo appuntamento lo potrete trovare già in serata o al più domattina sulla pagina Facebook dell'Università di Salerno, quindi facebook.com/unisalerno. Io ringrazio personalmente la professoressa Malandrino per avermi coinvolta in questo bellissimo appuntamento con il mondo della scuola, a cui tengo particolarmente, e la parola a lei per i saluti finali. Grazie dottoressa Pastore, mi associo anche io ai ringraziamenti della dottoressa Pastore, a tutti i colleghi e le colleghe che sono intervenute, che hanno veramente presentato in maniera puntuale tutti gli aspetti dei corsi di studio che oggi abbiamo presentato. Che dire, l'ultimo appuntamento c'è sicuramente grande soddisfazione per tutti gli eventi che abbiamo realizzato insieme ai nostri tecnici, alla dottoressa Pastore, a tutti i colleghi e le colleghe che si sono prestate a questa nostra attività. Volevo però lasciare un messaggio agli studenti che ci hanno seguito e soprattutto a quelli che forse non hanno avuto occasione di sapere di questa iniziativa e che potranno riascoltare il nostro live. L'Università degli Studi di Salerno, attraverso il CAUT, l'orientamento, l'attività di orientamento continuerà anche nelle prossime settimane, quindi vi invito ad aggiornarvi sempre sul nostro sito in merito a tutte le attività che metteremo in campo per voi, e soprattutto non esitate a contattarci perché saremo sicuramente sempre pronti a fornire notizie, informazioni e anche aggiornamenti su quelli che sono i test di accesso. Come avete avuto modo di apprendere dalle presentazioni delle colleghe e dei colleghi, c'è ancora qualche luce e qualche ombra nell'ambito dei test, dei talk e soprattutto dei test che ci accingeremo a fare. Quindi ci saranno ulteriori sviluppi, ci saranno ulteriori aspetti da chiarire, qualche altra cosa sicuramente da comunicare, quindi cercate sempre di andare sul sito di Unisa, cercate anche sempre di trovare sul link dell'orientamento tutte le notizie utili, e se non fosse così comunque non esitate a contattarci perché vi forniremo tutti gli aspetti utili per poter fare affrontare questi test di accesso in maniera tranquilla e senza assolutamente nessun tipo di problema. Intanto vi auguro di concludere il vostro anno scolastico, vi auguro di rimanere in serenità per questo ulteriore periodo durante il periodo scolastico, e soprattutto vi aspetto, anche se in maniera ancora virtuale, nelle aule dell'Università di Salerno per poter affrontare la vostra formazione a livello universitario. Grazie a tutti e buona serata.